Guarda, guarda. Sì, il Comune di Perugia è partner della ASL per l'organizzazione delle sedute vaccinali all'interno degli istituti scolastici cittadini. Abbiamo aderito a questa iniziativa rendendoci praticamente, mettendo a disposizione gli spazi e la logistica per organizzare al meglio questo servizio, convinti dell'importanza che la vaccinazione per i bambini venga fatta e che in questo momento venga fatta più celermente possibile, perché i dati ci indicano appunto che il virus sta insistendo particolarmente nella fascia di età dell'età scolare e dell'età, diciamo, anche inferiore a quella scolare, e questo rende doveroso aiutare l'ASL per cercare di raggiungere il maggior numero di bambini possibili. Ribadisco, colgo l'occasione per ribadire l'importanza della vaccinazione sia per queste fasce d'età sia dal punto di vista della protezione fisica. Ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni che con l'aumento esponenziale dei numeri dei casi di soggetti affetti in questa età aumentano anche i casi con complicazioni che rendono la malattia, diciamo così, più seria. E dal punto di vista, l'importanza dal punto di vista psicologico, perché la vaccinazione permette ai ragazzi di riacquistare la socialità, che è un elemento fondamentale per il benessere dei più giovani, quindi lo stare a scuola e lo fare sport, lo stare in mezzo ai pari. Una nota, purtroppo ci sono, nonostante queste iniziative che aumentano i punti vaccinali, diciamo, c'è poca adesione, in parte perché ancora magari molti genitori non si sentono convinti di questo passaggio, che ribadisco assolutamente utile e privo di effetti collaterali per questa fascia d'età, ma anche per delle condizioni che impediscono invece, e lo si vede dal fatto che molti sono prenotati e non possono poi raggiungere la sede vaccinale perché sono in quarantena, e in questi giorni sappiamo quanti sono questi ragazzi vittime magari di questioni di casi, di contatti di casi o sospetti contatti di casi nell'ambiente scolastico. Queste quarantene che mi auguro al più presto vengano rivedute nella loro organizzazione, e che tra l'altro creano un ulteriore elemento di ostacolo al decidere la vaccinazione, perché molti genitori, soprattutto gli elementari, dicono: ma per quale motivo fare la vaccinazione se poi, una volta vaccinati, non hanno nessun beneficio ma vanno in quarantena come gli altri? Ecco, speriamo che aderiscano sempre di più. Comunque il progetto parte con questa giornata alla scuola San Paolo, per poi proseguire presso tutti gli istituti scolastici del Comune di Perugia.